Mercoledì 23 maggio, benvenuti in un appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è mercoledì, parliamo di sport, lo facciamo molto volentieri anche perché parliamo di sport in una maniera un po' diversa dal solito, parliamo di calcio. Sapete che io non sono uno che parla molto di calcio, ma quando si fa qualcosa di diverso, di interessante, particolare, invece sono ben contento di dare spazio anche a questo sport che insomma ha fin troppo spazio su altre piattaforme, ma non per queste bellissime iniziative che invece vengono fatte nella nostra città. Stiamo parlando di una bellissima iniziativa che si chiama Festival Offside Football Film Festival e ne parliamo qui con alcuni degli organizzatori e dei protagonisti che appunto lo metteranno in scena questo weekend. Allora diamo il benvenuto ai nostri ospiti, Luca Grinzato, buongiorno Luca, Salve, ciao a tutti. e a Kirill Mezenok, buongiorno Kirill, Buongiorno. freestyler di professione, freestyle, football freestyler di professione. Allora adesso cercheremo di capire bene di cosa stiamo parlando. Luca, chiedo subito a te, che cos'è l'Offside Football Film Festival? Allora, è una rassegna cinematografica prima di tutto, dedicata al calcio, sì, ma il calcio visto non come pura prestazione sportiva, ma come mezzo per interpretare la nostra contemporaneità, per analizzare il nostro mondo e le diversità, i cambiamenti. Sono film, infatti, che parlano di prestazioni sportive però diciamo in senso allargato, per cui non sempre delle vittorie, molte volte delle sconfitte, anche delle tragedie, che però hanno portato a dei grossi cambiamenti, a delle riflessioni, hanno inciso nella nostra società. C'è una parola che si usa molto in questi casi, e credo che insomma sia un po' anche il fil rouge della vostra manifestazione, che è proprio lo storytelling, no? Bravissimo, infatti è questo che è l'approccio che Panenka, che è la rivista che ha fondato questo festival, ha percorso. Panenka è una rivista spagnola che appunto si occupa di storytelling, che ha declinato questa disciplina nel mondo del calcio un po' di anni fa e che diciamo noi abbiamo incontrato in uno dei nostri viaggi, ci siamo innamorati, ci siamo affascinati prima della rivista e poi del festival e per cui abbiamo deciso di portarla in Italia. È molto interessante come cosa, perché in realtà qualche esperimento ogni tanto lo si fa, no? Qualche televisione più importante, magari durante i mondiali o cose del genere, si inventa delle storie e allora chiami il buffa di situazione per farti raccontare chissà cosa, oppure prendi lo sfide e cerchi di. E si accorge che oltre al pubblico che ama il calcio di per sé e vivrebbe solo di pane e calcio, come si dice in quel caso, c'è tantissimo altro pubblico che invece si appassiona a quello sport proprio perché sono storie che dove il calcio quasi a volte poi diventa uno scenario, una scenografia in cui invece creare storie di vita proprio. Assolutamente, infatti io sono il caso proprio più evidente, nel senso che non ho un trascorso da calciatore, men che meno da opinionista. Per cui il fascino, l'innamoramento è stato proprio della storia e dello sport in generale, come pratica, come gioco. Gioco sì, ma gioco come sogno è la sperimentazione, no? di nuove strade, di nuovi percorsi, anche il calcio in una versione più seria, ma non per questo pesante, ma emotiva, ci fa, diciamo, ci fa vedere il mondo in un modo diverso e soprattutto questo sport in un modo diverso. Per cui una persona, noi puntiamo con questo festival a raggiungere un target di pubblico eterogeneo, di persone, uomini, donne, bambini che comunque sono appassionati da questo sport, ma anche senza essere esperti, appunto perché come dicevi prima, non è che si senta questo gran bisogno di gente che parla di calcio, di VAR, di Ma di bar sport ce ne sono già un Moviole, bel po', esatto. no? Questo è un mondo che noi percorriamo, nel senso ci piace, No, infatti, dico, è molto però interessante perché non dice poi c'è è questa in rivista spagnola contrapposizione. che da un po' di anni che porta avanti, che tant'è che poi ha fondato, inventato il festival. Peccato che in Italia appunto ogni tanto si faccia qualche esperimento e poi venga lasciato lì. Per fortuna Esatto. ci avete pensato voi. Quando parlavi di gioco e sperimentazione, diciamo, mi hai dato l'assist giusto per parlare invece di Kirill. Insomma, tu sperimenti molto, diciamo, con la palla. Che cos'è il football freestyle? Il football freestyle sono le evoluzioni del calcio, i palleggi, le sfide di calcio di strada e tutto ciò che non ti permette di fare il calcio in campo, che poi è diventato uno sport a sé. Portato a dei limiti che ogni volta credo siano sempre più alti, immagino. Cioè, Esatto, ormai. c'è cioè, ogni allenamento magari viene superata un record di
di anni e anni fa, e ora si è, diciamo, più sviluppato nella parte eventi che. Ecco, perché parliamo di Football Freestyle? Come mai, perché sei all'interno di questo festival anche tu? Allora, io sono all'interno di questo festival perché faccio parte di uno spettacolo teatrale, uno dei due all'interno del festival, e con questo spettacolo teatrale che si chiama Football, le storie del calcio, e che, con cui collaboro da 2 anni, cioè è nato da questo è il secondo anno, abbiamo fatto spettacolo a Milano, a Genova, a Pavia, e siamo stati chiamati da Offside per, diciamo, per lo spettacolo, per fare due spettacoli Di che di spettacolo si domenica. tratta? Si tratta di uno spettacolo di, cioè, 100% calcio, in cui si parla dalla storia proprio del calcio cinese, calcio fiorentino, passando alle Benji, raccontando scene di magari qualche giocatore particolare come Strelcov, che giocava nella nazionale dell'URSS, che era abbastanza particolare, stile George Best, per intenderci. Raccontato in modo divertente, genuino, da Luca Ramella, che è il protagonista e anche il creatore, Regista diciamo, il anche regista di questo. dello spettacolo. Oltretutto, questo spettacolo è ispirato ad alcune storie di Osvaldo Soriano, che è un Ah! grandissimo giornalista, è stato un Famoso grandissimo Dio giornalista. football Esatto. Fammi capire appunto quanto lo storytelling che parla di calcio parla anche a persone che non sono appassionate di calcio, cioè so benissimo chi è Soriano, so benissimo di che libro state parlando, cioè quindi che sanno benissimo chi ci segue da casa come non seguo il calcio io ad esempio, quindi davvero è un festival davvero interessante per quello, perché attraverso il calcio, attraverso delle storie di sport, spesso di sport anche genuino, insomma che si stacca un po' da quello sport che siamo un po' troppo abituati a vedere in televisione adesso, quel calcio lì che un po' forse non piace a molti. Voi date una bellissima alternativa di visione di questo sport. Sì, infatti la cosa bella è che noi siamo uno spettacolo indipendente. Il valore aggiunto ai film sono gli speech che sono fatti da giornalisti di rilievo che lavorano anche in questo mondo, in tante testate famose e comunque conosciute in TV, però hanno aderito a titolo personale e cavalcano con noi questa passione e sicuramente ad ogni film hanno la possibilità di raccontarci il contesto culturale di ogni film e arricchirlo con un racconto emotivo, appunto secondo i canoni dello storytelling. Ecco appunto, perché raccontaci un attimino, Luca, il festival diciamo che ha come cuore pulsante i film in concorso, proprio, come fosse un vero e proprio Assolutamente in festival, come concorso. fosse il festival di Cannes che si è appena concluso, no? Di quanti Assolutamente. film e di che film parliamo? Allora, parliamo di 7 film lungometraggi e 7 cortometraggi che Ok. abbiamo selezionato nel database che ci ha fornito Panenka, di ben 400 film provenienti da tutto il mondo. Quindi, cioè, se qualcuno pensasse che non esistono film sul calcio di un certo valore e non esista un numero, Cioè, se tutto si cos'è? limita a fuga per la vittoria, non è lì. Esatto, no, Ecco. siamo proprio fuori strada perché esistono 400 film nel mondo che parlano di calcio, ce ne sono tanti italiani, Ah. in questo festival ne abbiamo in particolare uno e quindi di materiale Raccontaci ce un n'è po', so molto. che hai davanti il computer apposta perché Sì. insomma fare torto a qualcuno era facilissimo, allora mi ha detto no, leggiamoli, vediamoli tutti bene, Esatto. raccontaci e dici questi 7 film in concorso. Allora, riallacciandomi al discorso di prima, uno dei miei preferiti, sicuramente uno di Non puoi punta, dirlo, Luca, non puoi dire è. qual è il tuo preferito, non puoi dire qual è il tuo preferito, Sanremo non insegna che non puoi dirlo prima del concorso qual è il tuo Ah, beh, ma preferito. tanto non sono io nella giuria, per cui Ah, ok, allora va bene, allora si può fare, si può fare. non impatto. È il mio preferito perché, cioè, proprio rappresenta un pochettino questo festival, proprio Ok. perché si parla di una storia che ha avuto un'incidenza e una visibilità enorme. Sto parlando di Tio Escobars, che è questo film che parla della nazionale colombiana e di tutto quello che è successo a seguito di una famosissima partita al mondiale, se non erro, il mondiale, adesso non ricordo bene, meglio non dire così non sbaglio, ma comunque, Forse il Messico, sì, forse il Messico forse il 86, Messico, forse. esatto, e in cui, cioè, la nazionale colombiana, che è arrivata con grandissimi risultati, perde a causa di un autogol del capitano omonimo, anche lui si chiama Escobarso, omonimo del Del famoso famoso narcotrafficante. narcotrafficante. A seguito di questo sembra, ma è quasi certo, il capitano viene assassinato e diciamo questo ha un risvolto enorme su quello che poi sono le vicende politiche del paese.
a commentare questo film abbiamo un grandissimo esperto del calcio sudamericano che è Stefano Borghi, che quindi ci delizierà con i suoi racconti e le cose che magari non tutti sanno Squisito, su Stefano questi Borghi, film. saluto un ex collega, quindi è sempre bello ritrovarli. Benissimo. Poi un altro che io amo tantissimo, è sicuramente Democracia in Preto. Anche questo, diciamo, non tutti hanno uno sfondo politico, però questi due ce l'hanno e hanno avuto grandissimo, grandissimo risvolto e risalto, perché stiamo parlando della squadra del Corinthians, cioè quindi brasiliana, dove Socrates, giocatore che ha giocato anche in Italia, ha portato avanti questo discorso di democrazia all'interno di una squadra dove praticamente la squadra senza dirigenza ha fatto una stagione memorabile e tutte le strategie, tutte diciamo quelle che erano le decisioni che la squadra prendeva venivano prese in modo democratico per alzate di mano, votavano tutti e il voto di Socrates valeva come quello del portaborse o del massaggiatore o di tutti i collaboratori della squadra. Quindi cioè, è proprio una storia che va al di là della prestazione sportiva, è qualcosa che veramente ha un impatto emotivo e un significato veramente alto. E qui, Tutti e due film provenienti comunque dal Sud America, queste, questi sono dicevi? due provenienti dal Sud America e concludo dicendo che qui avremo Rosario Triolo, Enzo Palladini e Riccardo Lorenzetti a commentare. E invece, se vogliamo andare su, diciamo, paesi europei più universalmente conosciuti per il calcio e su Sì? vicende un po' più conosciute al grande pubblico, è il film su Gascogne, che sicuramente avrà un appeal tra gli amanti del calcio inglese, ma non solo, lo consiglio a tutti perché comunque è molto attuale, perché Gascogne, al di là di tutte le balotellate, diciamo così, per usare un termine di oggi, che ha Che venivano fatto, definite gascognate, forse vengono esatto, infatti, quindi. gascognate, comunque è stato uno spartiacque, cioè è esistito il calcio inglese prima di Gascogne e dopo Gascogne, Eh perché sì, sono Gascogne ha comportato tanti cambiamenti anche a livello di come il calcio veniva concepito e percepito dalle persone, dai giornalisti. che mi chiedo infatti se è esistito il calcio italiano prima di Balotelli e dopo Balotelli. È questo che Questo mi ai chiedo. posteri della L'anno sentenza sentenza. vedremo, sicuramente ci sono Però, molti parallelismi infatti, no, infatti, e cose attuali. infatti. Poi siamo arrivati quindi al quinto film, credo adesso, giusto? Dicevi? Sì, terzo, ne abbiamo, Quarto, approfonditamente scusa. ne abbiamo. Diciamo che ne abbiamo alcuni anche un po' più di nicchia, ma Sì, dici pure. non per questo meno emozionanti. A-Team, secondo me, è un esempio eclatante, ovvero c'è qui l'emotività viene portata ai massimi livelli, perché la storia è veramente dell'incredibile per le coincidenze, per il significato, e poi per la storia in sé, che parla di una squadra africana, per cui stiamo parlando dello Zambia, per cui in un periodo in cui il calcio africano incominciava ad affermarsi e ad emergere, questa squadra viene coinvolta in una tragedia grossissima che è la caduta dell'aereo che portava l'intera squadra, che è stata una tragedia immensa per tutto il paese che ha rivissuto questa tragedia 18 anni dopo in una chiave completamente diversa, perché lo Zambia ricostruito da quell'evento arriva ai finali della Coppa d'Africa e l'ironia della sorte fa sì che in questa finale si arrivi in uno stadio che è a pochi chilometri da dove era caduto 18 anni prima l'aereo, per cui si gioca in un contesto pregno, denso di emotività, dove i tifosi seguono quasi in religioso silenzio la squadra che va a vincere una partita impossibile, e per cui cioè, il film ripercorre tutte le tappe e diciamo, le sensazioni che si vivono in questa partita, raccontate poi da protagonisti del calcio africano. Poi cosa abbiamo ancora? Abbiamo anche Il 68 Azzurro, che è un film importante per l'Italia perché, cioè, al di là del risultato della squadra del 68, Un della film italiano nazionale, film questo. italiano, esatto, al di là dei risultati della squadra, la cosa interessante è il parallelismo
che si è creato tra diciamo, gli avvenimenti del 68 in Italia e l'avvenimento sportivo, Del l'avventura 68. della squadra azzurra, che poi diciamo è estrapolato da tutto quel mondo che è già stato raccontato da grandi storyteller italiani come Buffa, che ha ripercorso un po' il 68 non solo nel calcio ma anche in tutti gli altri sport, perché c'è stato Ma sappiamo, un visto grande come gli sport spesso trazione. interi, appunto, nei momenti storici più critici servono per unire la nazione, l'abbiamo visto in tantissimi film, anche in Italia c'è successo col ciclismo dopo la guerra mondiale, con appunto il 68 magari la nazionale. E poi andiamo a Esatto. concludere con. Abbiamo Looking for Barcellona, anche questo molto attuale, perché comunque siamo in ambiente catalano, quindi c'è anche diciamo, il collegamento con Panenka e i nostri fondatori, e dove si parla del derby storico tra il Barcellona e l'altra squadra di Barcellona, l'Espanyol, che quindi è pieno, è carico di significati simbolici, ma la cosa anche ancora più interessante è che questo viene raccontato da Eric Cantona, quindi un grande personaggio del calcio francese che però ha inciso nel calcio inglese e parla del calcio spagnolo. E la stessa storia viene raccontata anche da José Mourinho e George Best, che insomma raccontano un po' la storia di questo derby storico della città. Quindi si entra a vivere le emozioni, c'è cioè quello che succede prima, dopo, durante questo derby. Abbiamo poi anche molto interessante The Last Yugoslavian Team, che parla di questa nazionale di non so come extraterrestri, cioè era una nazionale di giocatori che insomma sarà difficile rivedere ancora sui campi di calcio tutti insieme, ma ci sono stati per un brevissimo periodo a schioccare di dita, perché poi, come sappiamo, per le vicende Non è dei più esistita la Balcani, la Jugoslavia. Jugoslavia ha semplicemente sfaldata e tutti questi super giocatori si sono trovati a giocare uno contro l'altro, e per cui il film analizza un po' quello che sono i risvolti di queste partite, di questa separazione forzata che abbiamo avuto in questo periodo, in questa Immagino che giornata aver storica. selezionato questi 7 non sia stato facile, tra i più di 400 che ci No, sono a assolutamente non è catalogo. stato facile, ci siamo fatti una bella scorpacciata di film. Ma non credo ti sia pesato più di Non è tanto, pesato vero? per nulla. Sì, beh, diciamo che la cosa che è pesata un po' è che comunque, essendo quasi tutte delle prime visioni o quasi in Italia, e provenienti da tutto il mondo, sono tutti in lingua originale, per cui noi al festival li abbiamo presentati con dei sottotitoli che abbiamo fatto Ah, quindi li noi. vedremo sottotitolati al festival. Esatto. Beh, bel lavoro, avete fatto un Esatto. gran bel lavoro Che di da un lato, localizzazione. esatto, da un lato magari può spaventare un pochettino, però dall'altro ti permette di vivere ancora più da No, vicino e ancora più immersiva l'esperienza. Questo non vale per l'ultimo film di cui non abbiamo parlato, che è quello italiano, che invece è in italiano e oltretutto è molto infatti. Sì. Ok. Che divertente. film è? È una meravigliosa stagione fallimentare di Mario Bucci, che racconta una storia veramente meravigliosa, che cioè, è stranissimo come non sia così conosciuta in Italia, perché comunque è una storia incredibile, ovvero mette insieme tantissimi aspetti delle storie che vogliamo raccontare, perché innanzitutto è agli albori della generazione digitale, no? Ah, ok. Avevamo una situazione in cui il Bari usciva da un periodo lunghissimo di sconfitte una dietro l'altra, dovuta alla gestione Matarrese, che era insomma un po' zoppicante, ha portato la squadra al fallimento, e questo fallimento è stato un fallimento gioioso, perché la città si è sentita sollevata da questa gestione, ci sono stati grandi festeggiamenti e la città si è raccolta intorno alla squadra tramite appunto i nascenti social, e con la forza di questi social hanno creato questo mood intorno alla squadra, e sono riusciti a risollevare tutta la società dal fallimento e portarla tutta la città insieme, tifosi, personaggi incredibili che sono saltati fuori, cioè le varie mascotte all'interno di una città che di per sé è già divertente, con i dialetti Vabbè, e poi la tutto Puglia quanto. si è abituato a storie Esatto. di rivoluzione. Mi ricordo qualche anno fa,
famoso film Focaccia Blues, la famosa focaccia che faceva chiudere con McDonald's, ad esempio. Quindi, esatto, insomma, esatto. Dove si riusciva sempre a fare grandi storie. E la conclusione è un bel racconto, però cioè, ha portato più. Ma la conclusione è, in realtà, poi in realtà non ce la racconti. Chi però è del campo la sa, no? La perché sa, ricordiamoci la sa. Che sono tutte storie vere, queste, che bello è quello. Tutte storie vere. Non, sono, non stiamo parlando di fiction, non stiamo parlando del film inventato o che prende spunto. Sono tutte in realtà storie vere, sono storie reali, rifatte, romanzate, poi ovviamente un po' di romanzo ci vuole, ma insomma sono storie reali di calcio vero, di sport vero, avvenute appunto in questi anni, come appunto è la storia che raccontate anche voi nel vostro spettacolo teatrale. Voi raccontate proprio la storia del calcio, giusto? Esattamente. Attraverso tutte le varie... Qual è una delle parti che ti colpisce di più del tuo spettacolo? Ma sono tutte parti che piacciono, tutte parti perché sono comunque per l'epoca, sono scelte, diciamo, gli episodi più... E tu dai sul palco dimostrazione di quello che è il freestyle, giusto? Esatto, io faccio, cioè, come nello spettacolo sono il calciatore funambolico, però ciò che faccio è freestyle, calcio freestyle, mm-hmm. Esibizione, palleggi e acrobazie. Oltre appunto, mi hanno detto, quindi lungometraggi, spettacoli teatrali, speech, cortometraggi, giusto? Quanti ce ne sono in... Ce ne sono 7. Ok. Sul sito si trova tutte le informazioni. Sì, si trovano tutte le informazioni. Okay. Anche qua c'è qualcosa di italiano? Qualcosa di italiano. Sì, no, sì, troviamo qualcosa di italiano. Ce n'è uno soltanto. Vabbè. Sì, sì. Però è, diciamo, volutamente. È un festival che si dichiara un festival internazionale. Sì, 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 quindi vogliamo andare a cercare delle storie che diciamo siano anche lontane da noi da un punto di vista culturale, ma vicine proprio perché riusciamo a interagire con paesi anche molto lontani attraverso questo linguaggio universale, perché quello è il senso. E poi c'è spazio anche per ben due parti, giusto? Due parti, sicuramente. Per chi conosce l'ambiente della nightlife milanese, sono comunque nomi di un certo spessore, sono i Distratti, Karma Drom, e questo al sabato, e al venerdì Calcetto Alleganza, di cui magari una parola spenderò. Li abbiamo scelti, diciamo, con una certa... Calcetto Alleganza? Calcetto Alleganza, esatto. Siamo andati a prendere dei ragazzi molto giovani che, diciamo, esprimono una delle tante sottoculture che nascono nelle città grandi come Milano, che in questo caso diciamo driblano proprio nel vero senso della parola alcuni aspetti culturali legati sia al calcio che alla moda che alla musica. Loro si definiscono, diciamo, degli intrattenitori non solo per calcio ma anche per moda, per cui si muovono nell'ambiente dei tornei di calcetto, dove però insomma uno esibisce anche un po' il suo stile, no? La sua maglietta, la sua scarpa all'ultima moda, e poi tutto si conclude con della musica, con il divertimento. E questo è un tipo modo di aggregare. Fanno, giusto per farci capire. Ma è la musica che trap. Si... Bravissimo, è azzeccato. Trap, hip hop. Già li ho capiti allora. Esatto, esatto, perché siamo andati a individuare un genere musicale che si riconosce in un certo tipo di calcio. Perché a Milano effettivamente è poco conosciuto, comunque è molto, molto, molto romana come scena, invece forse sicuramente c'è anche, esatto, a Milano, e benvenga, anzi, che riuscite, esatto, a tirarne fuori, perché insomma, e lì abbiamo un target molto giovane. Il sabato è un target diverso, che è legato più al calcio inglese, cioè quindi all'idea un po' più rinomata e conosciuta del calcio inglese, quindi del Britpop, quindi della corrente, diciamo, pop rock di Manchester anni 90. Quindi magliette dei Blur Oasis come se non ci fossero domani. Esattissimo, esattissimo. E lì ci si divertirà sicuramente. Che perché insomma è un po' un derby anche quello, no? Se ci si assolutamente. Pensa. La musica inglese è sempre stata contraddistinta anche dai derby, anche, esatto, oltre che al calcio, anche la musica. Allora, ricordiamo bene le coordinate. Siamo quasi in chiusura, Luca, anzi, stiamo chiudendo. Okay. Le coordinate del Offside Football Film, perfetto, Festival. Allora, 25, 26 e 27 maggio. Da pomeriggio, dalle 2 in poi, iniziano tutti i film, fino a sera con i party,
e abbiamo film, lungometraggi, cortometraggi, due parti, la finale della Champions League da vedere tra Liverpool e Real Madrid, quindi con tutti Vedi, i questa è nostri un'altra cosa protagonisti. peculiare di questa cosa. Di solito uno quando fa le manifestazioni cerca di non farla nella serata in cui gioca la nazionale, in cui c'è la finale. Voi avete fatto di tutto per farla nella serata in cui c'era la finale di Champions Esattamente. League, perché è funzionale alla vostra manifestazione È proprio. funzionale e speriamo di avere, appunto, visto che non c'è una squadra italiana, proprio chi è appassionato di questo sport e di questo spettacolo in prima Sì, sì, battuta, sì, cioè, sì, quindi sì, sì. non è necessario, cioè, siamo lì per tifare tutti insieme e per vedere un grande spettacolo e vedere la passerella di Cosa ti ferai? Di cosa ti storia. ferai al finale tu, Ma allora, personalmente? io sono romanista, quindi dovrei tifare in Real Madrid, Ok. però c'è, cioè, Liverpool, tanto di cappello, abbiamo Dillo visto, pure se va, ok. quindi Kirill? vinca più forte. Ma io ti farò Real Madrid. Ok, quindi siamo allora che qua abbiamo fatto il par condicio. Luca, Kirill, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire su questo festival, mi sembra non manca Sicuramente che. dimenticheremo qualche cosa perché le cose sono tantissime, però il succo l'abbiamo detto. Diamolo, appunto, c'è comunque un sito Un internet, immagino, sito dove vedere tutto internet, il. sì, offsidefest.it oppure offsidefestitalia.com. Ok, c'è anche una pagina Facebook, immagino, Pagina quindi appunto le Facebook taggeremo sotto Offside questa. Italia. Nei commenti arrivati trovate il tag alla pagina, quindi insomma trovate tutto il programma 25, 26, 27 maggio, Fabbrica del Vapore. Ottimo. Grazie mille allora per essere Grazie a venuto con voi. noi, no, ci vedremo allora alla Fabbrica del Vapore per vedere anche le tue funamboliche acrobazie, va bene? Grazie mille Kirill, grazie mille Luca. Grazie a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'ho ricordato, il 25, 26, 27 maggio, Fabbrica del Vapore, Offside Football Film Festival. Noi ci vediamo anche questa sera alle ore 18, sempre qui in diretta, per raccontarvi i fatti principali di Milano, città metropolitana, con l'edizione della sera di Milano All News. Good Morning Milano torna domani alle 12.30. Grazie mille, arrivederci, a presto.